La missione negli Stati Uniti del ministro dell'Interno Piantedosi prosegue a New York con la visita al quartier generale della polizia e domani mattina con la deposizione di una corona di fiori a Ground Zero. Ieri a Washington gli incontri con la vice ministra della giustizia Lisa Monaco e con il segretario alla sicurezza interna Alejandro Mayorkas. Il bilancio del ministro Piantedosi. Un bilancio molto positivo perché ero venuto per rinnovare quelli che sono i sensi della più ampia disponibilità, la collaborazione del governo italiano per i settori che mi riguardano. Abbiamo avuto confronti positivi su temi importanti, criminalità organizzata, lotta alla criminalità organizzata, al traffico di droga, problema immigrazione che insomma, anche se su versanti geografici differenti ci vede accomunati, quindi veramente un incontro molto proficuo. A proposito di immigrazione, la situazione a Lampedusa è sempre più critica con gli sbarchi che continuano e da Bruxelles arrivano dati sulle partenze dalla Libia aumentate del 600%. Sì, è un momento di grande crisi, stiamo soffrendo in prima linea questa problematica dovuta a un momento di particolare instabilità, insomma, sia della Libia ma soprattutto della Tunisia. Ci siamo organizzati per reggere l'urto in arrivo. La settimana prossima incontro il mio omologo tunisino. Confidiamo nei tempi dovuti, insomma, di tenere sotto controllo la situazione.